Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV, in apertura parliamo della GKN, si è concluso l'incontro che era stato organizzato per questa mattina proprio a Campi Bisenzio, lo ha seguito per noi naturalmente da fuori, ma tutti i dettagli ce li dà Chiara Valentini, buongiorno. Buongiorno Teresa, questo è stato il primo incontro da 2 mesi e mezzo ormai tra i sindacati e l'azienda che si è presentata in presenza con l'amministratore delegato Andrea Ghezzi. Gli animi si sono scaldati soprattutto da parte dei lavoratori, circa una quindicina che erano in presidio proprio sotto le finestre del comune, sia quando è arrivato l'amministratore delegato sia quando è uscito. Guardaci negli occhi, vergogna, gli hanno gridato un po' di tutto, una rabbia anche comprensibile dopo 2 mesi e mezzo di nessuna risposta. E in realtà nessuna risposta è stato anche il risultato, da quanto ci hanno detto i sindacati, l'azienda naturalmente non ha parlato ai microfoni, nessuna risposta nemmeno da questo primo incontro. Questo era un incontro da non confondere con quello che sarà al Mise poi il 7 di ottobre, il primo incontro con i sindacati, non tutti, c'era solamente la FIOM e l'RSU. Questo è un elemento molto importante perché i giorni, diciamo, che dovranno passare da adesso ai licenziamenti hanno un preciso conteggio, 15 più 75. Partono da oggi, partono dal 6 ottobre quando ci sarà l'incontro anche con FIM e WILM. Questa è una questione da dibattere perché quello che vuole fare sostanzialmente l'azienda è liquidare tutto entro la fine dell'anno e non come avverrebbe se i giorni venissero contati da oggi, a inizio gennaio. Questo aprirebbe tutta una questione di bilanci, diciamo, interni all'azienda che appunto cerca di evitare. Alla domanda diretta da parte dei sindacati perché chiudete lo stabilimento di Firenze, ricordiamo che stiamo parlando di un'azienda che non ha problemi economici, la risposta sostanzialmente non c'è stata. Hanno parlato di eventuali perdite da non adesso ma nel 2025, ma soprattutto alla domanda diretta dove vengono fatti i pezzi che fino al 7 luglio venivano prodotti a Campi Bisenzio, la risposta sostanzialmente non c'è stata. Altro elemento importantissimo è che Andrea Ghezzi non si è presentato come amministratore delegato dell'azienda ma come liquidatore. In effetti è questo un po' il peccato originale di questa vicenda, un'azienda che inizia con le procedure di licenziamento quando l'azienda è già in liquidazione, procedure di licenziamento che per loro sarebbero partite da luglio, quindi le lettere sarebbero arrivate il 22 settembre, poi sappiamo il Tribunale di Firenze ha stoppato tutto e gli ha fatto ricominciare la procedura. Cosa accade ora? Vedremo gli altri incontri se emergerà qualcosa di più preciso. Di certo c'è che uno, per la FIOM di Firenze i lavoratori non sono licenziati, quindi l'azienda deve ricominciare a produrre qui a Campi Bisenzio. Stessa cosa per la RSU, non vogliamo sentir parlare di compratori esterni, hanno detto l'azienda deve tornare a produrre qui e soprattutto adesso è la politica che la deve obbligare. Grazie Chiara, grazie, precisa e puntuale come sempre. Noi seguiamo da quel 9 luglio la GKN e continueremo a seguirla. Ora le prossime elezioni amministrative, domenica e lunedì urne aperte a Grosseto. Andiamo a conoscere il candidato sindaco Matteo Di Fiore di Potere al Popolo con Carlo Sestini. Matteo Di Fiore, candidato della lista Potere al Popolo, candidato alle amministrative di Grosseto, che cosa si prefigge di fare e soprattutto qual è la sua proposta? La proposta che abbiamo come Potere al Popolo si racchiude in uno slogan che si chiama Grosseto città pubblica. Per noi appunto l'intento per le prossime amministrative è quello di dare una prospettiva che vada a rimettere al centro gli interessi pubblici e popolari per quanto riguarda il comune di Grosseto e la nostra città. E vogliamo appunto parlare di quelli che sono i diritti sul mondo del lavoro, il diritto alla casa, il diritto alla salute, la difesa ambientale, la giustizia sociale. E lo vogliamo fare appunto, e lo abbiamo fatto durante tutta questa campagna elettorale, con gli abitanti dei quartieri, delle periferie, con le fasce popolari di questa città. E appunto è insieme a loro che ci prefiggiamo il punto di partenza per la costruzione dell'alternativa che per noi appunto è Grosseto città pubblica. Si basi su una pubblicizzazione dei servizi, su una messa a disposizione della collettività dei servizi pubblici, togliendo appunto al potere dei privati, del profitto, quello che è il ruolo di guida per la nostra società. Qual è il vostro obiettivo? Vincere, esserci presentati in autonomia con le nostre forze,
è già caratterizzante di una forza che si è costruita dal basso e si costruirà senz'altro anche dentro il Palazzo Comunale. E sempre per le elezioni, urne aperte anche a Betone Cutigliano, siamo nella provincia di Pistoia, conosciamo il candidato sindaco Davide Costa per la lista Il Paese Che Vogliamo con Patrizio Ceccarelli. Davide Costa, candidato a sindaco di Abetone Cutigliano per la lista Il Paese Che Vogliamo. Quali sono le priorità? Dobbiamo ripartire, io lo dico sempre, dalle piccole cose. I paesi hanno bisogno di una manutenzione puntuale, ordinaria, cosa che evidentemente in questi anni non è stata fatta. Certo, non ci si può solo concentrare sulle cose piccole, abbiamo in programma una grande idea che è quella di chiedere e lavorare fortemente per la riapertura dell'ospedale di San Marcello e in particolare del pronto soccorso. In questo senso abbiamo preso un impegno preciso, ci vogliamo lavorare perché crediamo che quest'area abbia bisogno di questo tipo di servizio. Inoltre poi grande importanza, non ce lo dobbiamo dimenticare, riveste il turismo, noi dobbiamo mettere in sicurezza gli impianti che già ci sono sicuramente. Lavorare perché gli impianti di proprietà comunale vengono dati in gestione con un bando pluriennale, ma dobbiamo puntare tanto sull'estate. Se è certo che i cambiamenti climatici portano verso estati sempre più calde e quindi con probabile fuga delle persone dalla città verso la montagna, non è detto che gli inverni saranno sempre nevosi e quindi dobbiamo lavorare in parte per potenziare gli impianti di innevamento, ma in parte anche proprio per dirottare, per far sì che l'offerta turistica estiva del comune di Abetone Cutigliano sia adeguata ai tempi. Per far questo abbiamo bisogno di un'offerta alberghiera che sia nuova e che sia in grado di rispondere alle esigenze della popolazione. Per questo chiederemo alla Regione di realizzare una legge regionale per la montagna, all'interno della quale vorremmo che ci fossero anche interventi nei confronti di chi opera migliorie significative per le strutture alberghiere. E ora la cronaca, uno studente tedesco di 19 anni ricoverato in codice rosso all'ospedale pisano di Cisanello dopo essere caduto dal terrazzo del primo piano di un hotel di Marina di Pietrasanta dove si trovava in gita scolastica con i compagni. L'hotel Leppi sul lungomare di Tonfano, si sta cercando di ricostruire come possa essere accaduto. E andiamo a Prato, la parrocchia presenta querela contro Don Spagnesi, ammanchi dai conti tra i 130.000 e i 150.000 euro, ci racconta tutto Nadia Tarantino. La parrocchia della Castellina ha querelato Don Francesco Spagnesi, il sacerdote finito agli arresti domiciliari 2 settimane fa con l'accusa di importazione e spaccio di droga, acquistata con i soldi della Chiesa e consumata durante festini a luci rosse nella casa del compagno Alessio Regina, anche lui arrestato. Secondo verifiche sul conto della parrocchia, gli ammanchi sono stimati tra 130 e 150 mila euro a partire dal 2019, ma non c'è una distinzione certa tra quanto destinato alle necessità della parrocchia e quanto all'acquisto di stupefacente. La decisione è stata presa nel corso di una riunione convocata dal vescovo Giovanni Nerbini, a cui hanno preso parte il vicario generale Don Daniele Scaccini, nominato amministratore della parrocchia, il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici. Il vescovo, si legge in un comunicato della diocesi, ha fatto presente che a seguito delle indagini svolte dalla procura è emerso il grave danno sia materiale che economico per la parrocchia causato dall'ex parroco Don Spagnesi, a fronte del quale, considerato anche lo smarrimento di tanti fedeli, si è reso necessario un intervento che salvaguardasse la verità e la giustizia attraverso una querela per il reato di appropriazione indebita. Monsignor Nerbini dunque ha intrapreso la strada annunciata nell'omelia di 2 domeniche fa, parlando ai parrocchiani della Castellina, ad appena 5 giorni dall'arresto del sacerdote e dalle notizie tutte verificate e confermate della conoscenza già da diversi mesi dei problemi di tossicodipendenza, aveva chiesto scusa per non averli protetti, limitandosi ad estromettere il parroco dalle operazioni sul conto corrente e aggiunto che ci sarebbe stata piena collaborazione con la procura. Già nei giorni scorsi era stato consegnato alla procura il dettaglio degli ammanchi tra 5 e 10 mila euro nel 2019, tra 80 e 90 mila euro nel 2020, tra 45 e 50 mila euro nel 2021. Il vescovo ha anche firmato il decreto canonico che vieta a Don Francesco Spagnesi di celebrare la messa e gli altri sacramenti. E ora andiamo ad Arezzo. Una condanna a 6 anni e assolti gli altri 23 imputati del processo per il crack di Banca Etruria. Il servizio, vediamo.
Una condanna a 6 anni, assolti gli altri 22 imputati del processo per il crack di Banca Etruria. Questa la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo. La condanna è stata inflitta al finanziere Alberto Rigotti, ex consigliere della banca. Tra gli assolti l'ex presidente dell'ultimo CDA della banca, Lorenzo Rosi. Una sentenza che ha sicuramente del clamoroso. È stato un processo impegnativo in cui quantomeno io per il mio cliente ho lavorato moltissimo, devo dire che ho passato anche delle notti insonni per ripensare certi determinati aspetti del problema, però abbiamo avuto la soddisfazione che ci meritiamo, soprattutto per i nostri clienti che si sono sempre dichiarati innocenti fin dall'inizio. Cioè, la crisi di Banca Etruria non era riconducibile a responsabilità degli amministratori, ma una crisi di sistema che è anche comunque delle valutazioni politiche a seguito dell'introduzione del bail-in, quindi delle normative europee, del fatto che i crediti sono stati svalutati al 17%, i crediti deteriorati, quindi cioè, Banca Etruria sostanzialmente ha scontato un momento politico nei confronti anche con il sistema europeo che ha portato comunque alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma che poteva comunque essere evitato e che è stato poi evitato per tutte le banche successivamente. È stato dichiarato assolto quindi sulla maggior parte dei capi e sui capi in cui che sono rimasti in piedi faremo appello e dimostreremo comunque la sua innocenza. Una condanna dunque a Rigotti, ma ricordiamo che a gennaio per rito abbreviato erano stati condannati tra gli altri l'ex presidente Fornasari e l'ex DG Bronchi. A questo punto la sentenza di oggi peserà molto anche per il loro appello. E ora lo spettacolo, una prima assoluta, domani sabato 2 ottobre alle 16 e domenica 3 ottobre alle 17.30 debutta Caruso, Museo dell'Altrove, più alto e più oltre per il Museo di Villa Caruso, siamo alla Strassegna, proprio alle porte di Firenze, una creazione a firma di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco. E con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, restate con noi, buon pomeriggio.